Sono lontani i tempi in cui Marco Furfaro insultava i vertici del Partito Democratico. Ad oggi, con Elly Schlein che l'ha nominato vice segretario Dem, è acqua passata. Eppure la memoria di molti è meno corta di quanto si pensi. Ed ecco che il giornale mostra le scomode dichiarazioni. Era il giugno del 2012, un giovane Furfaro se la prende con Dario Franceschini. L'intervista di Franceschini su Repubblica è l'emblema di una classe dirigente arrogante e demagoga. Altro che Grillo, che pensa di trattare la politica come si gioca a risico. Ma non è finita qui. Nel 2013, chi ferma il governo sarà punito nel voto. Dario Franceschini, che forse pur di governare con Berlusconi eliminerebbe pure le elezioni. Nel 2014 rincarava la dose. Franceschini, a prescindere da chi comanda, è sempre al suo posto. Ma Franceschini non è l'unico a cui l'attuale vicesegretario non le ha mandate a dire. Ecco che tra le vittime c'è anche Enrico Letta. In questo caso lo sfogo è datato 3 febbraio 2014. Il governo Letta è stato un disastro assoluto. Il 6 novembre 2013, in Italia, il presidente del Consiglio, Enrico Letta, pur di governare con la destra, tiene in scacco un paese nonostante non sia in grado di fare niente. Il 5 dicembre 2013. Non mi importa di Letta e dei quattro poltronari che stanno al governo. Non poteva mancare Massimo D'Alema, proprio colui che la Schlein aveva invitato a rientrare nel PD. A maggio del 2015 Furfaro definiva Renzi, reo di essere andato in TV, un D'Alema qualunque. Quanto basta a creare non poco imbarazzo tra i compagni. Ma d'altronde da una leader che militava tra gli indignados di Occupi PD.